Pace bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e gli disse: figlio, oggi vai a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e andò. Disse lo stesso al secondo figlio. Ed egli gli rispose: sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ecco il punto centrale del Vangelo di questa domenica, che ci mette davanti a due modi di relazionarsi con Dio e in fondo con la vita. Quello di chi inizialmente rifiuta il Signore e la sua chiamata, ma poi accoglie l'annuncio e si converte, e chi invece a parole si dice credente, ma nei fatti non lo è, in quanto concretamente non si lascia guidare dalla parola di Dio. Gesù stigmatizza così quanto stava accadendo. I perduti accoglievano l'annuncio del Battista e la predicazione di Gesù. I pii, invece, rifiutavano tutto ciò, sentendosi già a posto. Gesù li identifica con il secondo figlio della parabola, che alla chiamata del padre dice sì con la bocca, ma no con i fatti. In fondo a questo figlio non interessa far la volontà del padre, ma la propria. Non ha nemmeno il coraggio di ammetterlo, vuol solo mostrarsi giusto. Gli basta compiacere il padre, dirgli quel che vuol sentirsi dire. Questo è un rischio serio, soprattutto per chi si professa credente. Potremmo dire che alla categoria dei credenti non praticanti si affianca anche quella dei praticanti non credenti. Sono quelli che hanno ridotto la fede a religione, che compiono atti religiosi, ma che non seguono veramente Gesù, non gli consegnano il volante della loro vita, non si lasciano guidare dal Vangelo, non si lasciano mettere in discussione, restano lì, in superficie, mettendo una preghiera qui, una messa là, giusto per sentirsi più o meno a posto, ma concretamente di fare la volontà di Dio non ne hanno alcuna intenzione. Attenti, miei cari, questo meccanismo ipocrita può toccare anche le relazioni fraterne, purtroppo anche nelle comunità cristiane. Relazioni di facciata, con quella parvenza buonista, con quell'ipocrita forma diplomatica, fatta di buone maniere e cattive intenzioni, che lasciano nell'immaturità chi le compie e recano sofferenza a chi le riceve. Mi viene in mente la storiella di un re che voleva un po' capire come fossero i collaboratori che aveva accanto. Allora li chiamò e disse: io vorrei sapere cosa ne pensate di me, in cambio vi darò un diamante. Arrivò il primo e disse: sire, mai visto uno meglio di lei. Ecco a te, disse il re, prendi il tuo diamante. Chiamò il secondo: maestà, io ne ho visti tanti, ma lei è il migliore. Bene, ecco a te il tuo diamante. Arrivò il terzo, più anziano, e disse: maestà, non le dirò nulla, la verità non apprezzo. Va bene, non ti darò niente e non ti farò nulla, ma dimmi cosa pensi di me. Io penso che lei è profondamente ingiusto, fa soffrire i suoi sudditi e non ascolta i bisogni dei poveri. Il re lo rimandò. Il giorno dopo uscì un editto. Quest'ultimo consigliere era stato nominato vice re. Gli altri arrivarono imbufaliti al palazzo di corte. Maestà, lei ci ha preso in giro, questo diamante è falso. Sì, proprio come le vostre parole, rispose il re. Allora, miei cari, facciamo attenzione a non ridurci a vivere così la fede e le relazioni. Non temiamo di scendere in profondità ed entrare nel dinamismo del primo figlio. È quello che prima dice di no al padre, ma poi si pente e va a lavorare nella sua vigna. Noi possiamo vedere in costui tutti coloro che hanno inizialmente rifiutato il Signore e la sua chiamata, ma poi si sono pentiti e vi hanno aderito. Quei peccatori, quei ribelli che Gesù identifica nei pubblicani e nelle prostitute, che sfrecciano davanti ai presunti giusti, perché capaci di pentirsi e cambiare vita. Per gli anziani del popolo, i sacerdoti, di sentire queste parole era qualcosa di inaccettabile, eppure profondamente vero. Chi è fuori strada può arrivare a prenderne consapevolezza e magari cambia. Chi invece è convinto di essere giusto non si pente. Quante volte passiamo la vita difendendo noi stessi, l'immagine di noi che ci siamo costruiti, negando anche l'evidenza pur di non dover ammettere di aver sbagliato? Ma così facendo si rimane lì, fermi, senza crescere, senza evolversi. Chi cresce, chi sa ammettere i propri sbagli e si ravvede. Chi segue veramente Gesù, chi smette di seguire se stesso. Chi fa la volontà del Padre, chi è disposto a rinnegare la propria, per abbracciarne una più bella, più grande. Miei cari, quanto è bello convertirsi,
riconoscere quegli idoli dietro i quali ci siamo dispersi, saper ritornare sui propri passi e riconoscere quanto sia più bella la strada indicataci dal Signore e camminare su di essa. Quanto è bello saper chiedere perdono, imparare dai propri errori. All'inizio magari costa, ma poi ecco lo spazio della pace. E quanto è bello vedere una persona che si ravvede, che sa chiedere perdono, che sa ammettere il proprio errore. Quanto è bello vedere persone che lasciano le proprie vie tortuose e tornano sulla via dell'amore. Quante persone attendono la conversione dei loro cari, delle persone che hanno accanto e che continuano a offrire e a soffrire per loro. Il dinamismo che vive questo figlio è il dinamismo della conversione che siamo chiamati a vivere ogni giorno. Se vogliamo veramente seguire Gesù e vivere quella vita nuova che Lui ci offre, abbiamo bisogno di non assolutizzare i nostri appetiti, le nostre voglie e la nostra volontà. Nella nostra cultura si tende ad assolutizzare il ciò che va, ciò che si sente a livello superficiale, istintivo. Ad esempio, se sento amo, se non sento non amo più. Come se l'amore fosse solo qualcosa di spontaneistico, ma non è così. Se dovessimo fare solo ciò che ci va, andremo poco lontano nella vita. Se uno dovesse studiare o lavorare solo quando ne ha voglia, dove arriverebbe? Se uno pensa di accudire una persona malata soltanto quando ne ha voglia, ma che amore darà? Che cura presterà? Se uno è disposto a stare in una relazione solo finché gli va, chi potrà stare con lui? Ecco, miei cari, noi ogni giorno, tante volte, abbiamo bisogno di rinnegare noi stessi, di non assolutizzare l'istinto e l'istante che spesso puzza di egoismo e andare più in profondità. Ciò che conta non è tanto ciò che sento, ma scegliere ciò che è veramente buono. Ed è questo che Dio guarda. Tante volte le persone si sentono in colpa perché inizialmente non volevano fare qualcosa, ma poi l'hanno scelta. Magari è ora della preghiera, del proprio lavoro, di dedicare del tempo a qualcuno, ma la voglia non c'è. Eppure entri in quella lotta e per grazia di Dio la vinci, scegliendo il bene. Anziché flagellarti per il no iniziale, gioisci per il sì finale. Dio guarda quello, guarda la tua scelta e quel travaglio, quel cammino di conversione che hai vissuto è meritorio agli occhi di Dio. Miei cari, c'è dunque da imparare da Gesù. Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Un santo monaco amava dire ai fedeli che frequentavano il suo monastero: «Voi venite in questo eremo a chiedere che Dio faccia ciò che voi volete. Io cerco di vivere qui, chiedendo a Dio di poter fare ciò che Lui vuole». Allora, miei cari, alla luce di tutto questo, potremmo chiederci: io a quale dei due figli assomiglio? Vivo una fede di facciata o di sostanza? Mi fermo a praticare qualche devozione? O sono entrato in un cammino di conversione? Mi interessa soltanto definirmi credente o essere credibile? E allora concludo lasciandovi la testimonianza di un figlio che è passato dal rifiuto all'adesione a Cristo, alla scuola del quale vogliamo metterci. Si chiama Jacques Flesch, giovane parigino condannato alla ghigliottina il 1 ottobre 1957, a seguito di rapina con conseguente omicidio. Così lui descrive il suo tempo di no al Signore. Tutto mi spingeva a fuggire, a prendere la via larga che conduceva all'abisso. Potevi tornare indietro, qualcuno commenta. Ma dove avrei potuto trovare la forza per una tale risoluzione così penosa per me? Nel cinismo? Nel nichilismo che mi erano stati inculcati? E a quale scopo sacrificarmi se pensavo che il caos finale tutto avrebbe inghiottito? Nulla è buono o cattivo per chi pensa che soltanto le sensazioni abbiano valore. Eppure, questo figlio del no, appena sentì la voce buona di Dio, appena il suo amore ne toccò il cuore, cadde in ginocchio, pianse, credette nel perdono, accettò la morte e si gettò fiduciosamente tra le braccia dell'infinito amore. Nell'ultima notte, in attesa della ghigliottina, così scrisse: «Gesù mi è vicinissimo, Egli mi attira a sé sempre di più e io non posso che adorarlo in silenzio, desiderando morire d'amore. Attendo nella notte e nella pace,
Ho gli occhi fissi al crocifisso e i miei sguardi non si distolgono dalle piaghe del mio Salvatore. Mi ripeto instancabilmente: è morto per me. Voglio serbare questa immagine sino alla fine. Io che soffro così poco, attendo l'amore. Fra 5 ore vedrò Gesù. Miei cari, questa testimonianza ci aiuta a capire quanto siano vere le parole di Gesù. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Che il Signore possa svegliarci dal torpore e aiutarci ad essere credenti veri, credenti credibili, senza scoraggiarci per eventuali fuori bersaglio, certi che la santità è possibile per tutti. D'altronde, come disse il santo curato d'Ars, i santi non tutti hanno iniziato bene, ma tutti hanno finito bene. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.